Sono stato all'ASL dove mi hanno comunicato di tre nuovi casi positivi. Sono ore di attesa per la comunità agropolese dopo la notizia del primo cittadino ad Amocoppola riguardo il contagio da coronavirus di altre tre persone, fra queste anche una bambina che frequenta la terza classe dell'istituto Caffarelli, località Moio. Oltre alla bimba ad essere contagiata, anche la madre. Stiamo agendo con determinazione e rapidità, l'ASL, la Polizia Municipale, noi tutti, per evitare che naturalmente il contagio in qualche modo cresca. Un altro caso, il terzo, che non è collegato ai primi due, è un operaio che lavora presso un'azienda del territorio che molto probabilmente ha avuto contatti con persone provenienti dal napoletano. Anche qui ricostruita subito la catena dei contatti che sembra essere circoscritta al numero di soli due familiari e in giornata saranno effettuati i tamponi. Fortunatamente, per quanto riguarda la bimba, è asintomatica e quindi sta bene. Nella giornata di oggi saranno diversi i tamponi che verranno effettuati in città legati al caso della bambina, ma l'auspicio è che possano risultare tutti negativi. Si tratta di un minore che frequenta la scuola di Moio, la scuola Caffarelli. Io con ordinanza la chiuderò al fine di poter svolgere la sanificazione dei locali. Dopodomani la scuola potrà riaprire, naturalmente non torneranno a scuola tutti i contatti del minore, quindi la classe che frequentava, gli insegnanti che ha incontrato. Sale dunque tra le mamme e in città la preoccupazione, la psicosi contagio, ma le parole d'ordine restano sempre le stesse: distanziamento, mascherina e lavaggio frequente delle mani, oltre a fare attenzione. Abbiamo provveduto in questi momenti ad avvisare i genitori del problema che riguarda i propri figli e quindi questo naturalmente creerà un poco di tensione, come ho detto prima, però voglio rassicurarvi perché abbiamo ragione di credere che il tempo in cui il minore è stato a scuola rispetto al momento che ha incontrato la persona contagiata è molto, molto breve. Perché i genitori, quando hanno saputo che erano nella catena dei contatti, sono rimasti a casa insieme al minore, quindi ha frequentato pochissimo. Questo atteso poi il fatto che a scuola abbiamo gestito la cosa nella maniera migliore possibile, seguendo tutte le norme Covid, ci fa ragionevolmente pensare che il contagio non si sia allargato, propagato.